Confartigianato e ICCREA insieme per sfruttare le opportunità del Superbonus. Consegnate 50.000 firme al ministro Gelmini per riaprire acconciatori ed estetisti. Ristorazione, l'appello al governo Draghi per le riaperture in sicurezza in zona gialla. Gran Premio di Imola, Confartigianato premia protagonisti e campioni della Formula 1. Il gruppo bancario cooperativo ICCREA e Confartigianato hanno siglato un accordo per valorizzare le opportunità previste dal Superbonus 110% e dagli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. Grazie all'intesa, le banche di credito cooperativo aderenti al gruppo ICCREA offriranno consulenza e soluzioni agli associati a Confartigianato, oltre che ai loro clienti sul territorio, che potranno usufruire di prodotti di finanziamento dedicati al comparto e accedere a iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dalla Confederazione e da ICCREA. Il 14 aprile la presidente di Confartigianato Benessere e di Confartigianato Acconciatori, Tiziana Chiorboli, e la presidente di Confartigianato Estetisti, Stefania Baiolini, hanno incontrato il ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, alla quale hanno consegnato simbolicamente le 50.000 firme raccolte per chiedere al governo di autorizzare le imprese di acconciatura ed estetica ad aprire nelle zone rosse, combattere l'abusivismo, aumentare le risorse per i contributi a fondo perduto e rivedere i criteri di assegnazione per evitare discriminazioni. Riaprire in sicurezza le attività di ristorazione con l'allungamento degli orari e la rapida definizione di una roadmap per far ripartire il settore eventi, che rischia di vedere andare in fumo quasi 2 anni di fatturato. È questa la richiesta avanzata dalle imprese artigiane del settore, tra le più penalizzate tra aperture a intermittenza e ristori largamente insufficienti. Un settore che esprime 4 milioni di posti di lavoro e che ha bisogno di certezze per garantire l'intera filiera agroalimentare. Il mondo dell'artigianato incontra la storia, l'eccellenza e la tradizione dei motori Made in Italy con Imola 2021, il premio Confartigianato Motori GP dell'Emilia Romagna Pirelli. Per la prima volta nella storia, dopo le 38 edizioni organizzate a Monza, il tradizionale premio di Confartigianato ai protagonisti della Formula 1 è sbarcato all'autodromo di Imola. Nuove sfide in pista, come nuovo il formato, un evento streaming che ha coinvolto esperti del settore, campioni e amanti delle quattro ruote.